Caltanissetta, solo 48 ore fa, è balzata agli occhi della cronaca per una rissa finita a coltellate con l'esito di un 51enne morto e 3 feriti. Il tutto è accaduto a San Domenico, dove è stato determinante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Sulla sicurezza della città abbiamo chiesto al questore di Caltanissetta se verranno adottate ulteriori misure sui servizi di controllo. Del resto, proprio i fatti accaduti l'altra sera a San Domenico, al di là della loro gravità, non avrebbero potuto essere più tempestivi gli interventi delle forze dell'ordine, in particolare prima dei carabinieri e immediatamente dopo anche nostro, sulla vicenda, tant'è vero che è stata immediatamente definita e chiarita, e adesso seguirà il suo iter giudiziario. Per quanto riguarda il fatto in sé, non, è un fatto circoscritto a una situazione verosimilmente degenerata di lite determinata da rivalità più o meno legate a motivi passionali, a questioni certamente ritenute importanti all'interno di, ma risolte in una maniera da cavalleria rusticana, un po' barbara. Strategie di sicurezza della città, frutto di uno studio che si fa del territorio per contrastare il fenomeno, e su queste abbiamo chiesto ulteriormente come si procede. In generale, si procede cercando di, sulla base dello studio approfondito di ciò che avviene nelle stagioni, negli orari, nei momenti, nei quartieri, nelle zone, ciò che viene registrato a tutti i livelli dalle pattuglie di tutte le forze dell'ordine, compresa la polizia locale, poi da qui ne discendono le strategie di contrasto e in particolare tra queste quella più importante, che è quella di controllo e monitoraggio sul territorio.